Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo videoblog. Scusate che stanno i fantasmi qua dentro, porca puttana. Ragazzi, allora, ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo videoblog. Ragazzi, voglio un attimo parlarvi dei problemi che stanno succedendo in questa casa. Che stanno i fantasmi qua a casa mia. Cioè, guardate, la porta si apre da sola. Guardate, faccio un esempio, metto la cosa davanti. Sta più nessuno. Allora ragazzi, devo parlare un attimo dei problemi che sono un po' successi sul mio canale. Allora, piccola premessa ragazzi, so che dovevo uscire dalla stovasa oggi, però raga, sto vedendo come si dice un problema, perché dopo il fatto che è successo a Napoli si è scombussolato un po' la rete e adesso è attuata alcune cose anche qua della mia città dove sto io. E per farvi anche la premessa, volevo dirvi che della stovasa questo nuovo episodio dovrebbe arrivare domenica prossima, raga. Veramente, scusatemi perché mi ci vogliono di editing 2 o 3 giorni, perché devo tenere accesa la PlayStation 4. E ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, però quello che posso dire io a voi, ragazzi, veramente vi ringrazio del supporto che mi state dando sia su Crash che su The Last of Us. Bene, ragazzi. E allora, volevo un attimo parlarvi anche di Dragon Ball God. So che alcuni di voi vi sta piacendo, altri stanno attendendo anche Dragon Ball Super su Italia 1. Che a proposito di Dragon Ball Super in Italia, penso che dopo estate, per settembre, dovrebbero riniziare i nuovi episodi che ci eravamo lasciati dalla battaglia di Freezer dorato fino adesso. Io veramente, ragazzi, sono euforico, poi non vedo l'ora. Un'altra cosa che volevo dirvi e ci tenevo a dirvelo, ragazzi, le live. Sto avendo un attimo dei problemi con questa cazzo di porta, perché vedete che stanno arrivando i fantasmi? Cioè, non lo so se ve lo notate, eh? E vi stavo dicendo, sto avendo dei problemi con le live, perché sempre questo fatto qua della rete, questi stronzi, questi piromani che vanno là e incendiano i boschi, hanno bombardato in disabilitazione... tutte le reti wifi di tutta la zona della campagna. Quindi diciamo che la campagna è un po' inguaiata, come si dice in dialetto nostro, un po' inguaiata sul fatiati. Ho provato a fare anche tramite lo share factory della PlayStation 4, ma niente, mi occupa troppo tempo e poi devo salvare le attività, ma non ce la faccio, raga. Che dobbiamo fare? Un'altra cosa che volevo dirvi, qualcuno di voi mi ha detto quando riprenderanno le creepypasta alle leggende metropolitane. Ragazzi, un po' di tempo, perché sapete che non è facile cercare, perché io ovviamente, come funziona, io quando porto le creepypasta o porto qualcos'altro, mi aggiorno e vado su internet ovviamente cercando tutte le notizie, e io mi tengo un po' aggiornato. Ora vi faccio un po' vedere la mia postazione. Aspettate un attimo che ve la faccio vedere. Bene ragazzi, eccoci qua, questo è il mio televisore. Vedete qua il joystick, guardiamo un po' qua dietro chi c'è. Guardate chi c'è qua. Guardate chi c'è. C'è Crash, c'è tutto, ci sono tutti i videogiochi qua, guardate. C'è tutti, riuscite a leggere da sotto sopra? Ci sono tutti. La PlayStation 4, il joystick, il telecomando. E guardate chi c'è, guardate chi c'è che mi guarda la PlayStation 4, guardate chi c'è, c'è Goku Super Saiyan, Goku che chiede aiuto ai terrestri. Era solo per farvi vedere un po', poi piano piano più siamo sul canale vi faccio vedere tutta la mia camera. E ragazzi, questa è la situazione. Poi ragazzi, un attimo! Tura di coglioni, va? Cazzo di porta. Ragazzi, un'altra cosa che volevo dirvi è... questo, Crash Bandicoot, ho dimenticato di dirlo. È il primo videogioco della conferenza E3 2017 che ho. Cioè, è incredibile, eh? Ditemi sotto giù nei commenti se attendete tanto tutti i videogiochi. Io non vedo l'ora che arrivi Uncharted, eh? Non vedo l'ora anche Jak & Daxter. Ragazzi, e un'altra cosa volevo dirvi, io dovrò partire per Milano verso agosto o settembre dovrò partire per Milano, perché sono un po' addaffalato con la scuola. Cioè, con l'accademia, pardon, ovviamente... non è rivolta a voi. Poi ragazzi, un'altra cosa che volevo dire sugli haters. Oramai nessuno commenta più. Cioè ragazzi, sono soltanto degli stupidi haters che non sanno fare un cazzo, dicendo che io Sabit e Sadit copio Eug90. Ma quando mai che non lo copio? Non lo copio più, io non lo copio proprio Eug90. A parte che Eug90 sta a 2, eh.
i due video e poi non dico, non faccio lo spoiler perché ci sono, c'è qualcuno del canale di Eug che si è iscritto a mio. Io veramente vi ringrazio. Non vi aspettate che sono come il nostro Eug, perché quello sclera. A proposito, volete vedere la faccia di Eug? Ve la faccio vedere subito. Allora, fate. Ho il telefono qua. Allora, fate la fusione fra Joker, il fratello di Ciccio Gamer. Si può dire anche un po' la pancia di Ciccio, Eug? Ma no, piccola parentesi, non lo sto prendendo in giro, sto cazzo di messenger del cazzo. Non lo sto prendendo in giro. E fate la fusione tra Joker e Daily Mellow. Daily Mellow, che fa così, è delusione. Questa è la faccia di Eug, tutto qui. Cioè, ragazzi, mi permetti, Eug? Vabbè ragazzi, io il video lo finisco qua. Non sto andando al mare, volevo farvi anche un vlog sulla spiaggia. Poi ti faccio vedere io chi è più forte fra noi due. Ah! Sto scherzando. Ragazzi, il mio film horror preferito oramai. Il film horror preferito, i film horror. Poi vi farò anche una classifica dei film horror. Il mio film preferito è, ragazzi, è It, il pagliaccio assassino. Non c'è nulla da fare. Vabbè ragazzi, ditemi sotto giù nei commenti se avete visto It. Ragazzi, un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.